No, amore, no, io non ci sto a questa narrazione qui. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Inizio a infastidirmi. Si vede che sono stato 3 giorni che non sentivo nulla, perché sai, ero lì alla YouTuber's Cup, in mezzo a un sacco di gente, quindi il telefono l'ho usato poco e niente. Ma mi sto già infastidendo. Cioè, continuo a sentire Milan inarrestabile. Vitiello, Antò, ma che stai a dire? Milan inarrestabile, calciomercato spettacolare, gli unici che si muovono, stiamo facendo un grande mercato. Oh, ma cosa state dicendo? Dove sono i cardinali out? Dove sono? Sono tutti qua. Cioè, tolta la narrazione, tolti gli aziendalisti, tutti sono consapevoli di quello che siamo. Non siamo competitivi per lo scudetto, cioè mettetevelo nella testa. Il nostro mercato deve ancora iniziare. Per ora abbiamo a malapena sostituito quelli che avevamo. Non abbiamo ancora iniziato a fare mercato. E se iniziamo con Singo e Musà, iniziamo male, male, male. Quindi vediamo di fare mercato, perché qua sento dire che vogliamo spendere 20 milioni per un 31enne e poi mi dicevano che 35 per Savic erano troppi. Sempre con sto Savic. Savic, ti dico Savic, ma te ne posso dire altri 1000. Sentivo dire che 5 milioni per Dybala erano troppi, per esempio. Per esempio. Quindi no, non vi azzardate a spendere 20 milioni per Taremi, eh. Cioè, ma soprattutto per Musà. Cioè, Taremi ancora lo tieni lì, va bene. Io vorrei un grande attaccante. Cioè, ci serve un attaccante da 25 gol. Ci serve un attaccante da 25 gol. E andiamo a prendere un trentenne spendendo 20 milioni? Cioè, ragazzi, poi c'è qualcosa che non quadra. Sento dire che l'Inter probabilmente si prende Morata, perché loro ovviamente, a differenza nostra, loro gli ingaggi li pagano, no? Cioè, noi siamo la squadra che non paga gli ingaggi. Gli unici, perché la Juve li paga, l'Inter li paga, persino il Napoli gli dà 6,5. Cioè, persino il Napoli ha fatto una proposta Osimhen di 6,5 più 1, 7,5. La Roma, ho sentito che aveva proposto anche la Roma, non mi ricordo a chi. Gli unici che non pagano gli ingaggi siamo noi. Quindi poi, quando i giocatori non vorranno stare da noi, fatevi delle domande: come mai i giocatori non vorranno stare da noi? E noi gli paghiamo gli ingaggi. Siamo l'unica squadra che non paga gli ingaggi, ragazzi. L'unica squadra col tetto ingaggi. L'unica. Noi facciamo a lottare con gli altri. Siamo l'unica squadra col tetto ingaggi. No, perché poi c'è Chicco al Mare che mi dice il campionato. Non siamo noi, il campionato italiano. Il cazzo, perché siamo noi. Non è il campionato italiano, siamo noi. Lo so che poi sembra che mi voglio lamentare sempre, e non mi voglio lamentare, perché comunque queste sostituzioni che abbiamo fatto non mi dispiacciono. Cioè, aver sostituito Diaz con Pulisic, aver sostituito Tonali con Loftus-Cheek e aver sostituito al momento Bennacer, perché è vero che è sempre nostro, ma fino a febbraio non giocherà, quindi lo dovevi sostituire. Aver sostituito Bennacer con Reinders non mi dispiacciono, ma siamo sotto, ragazzi. Siamo ancora dietro. Vabbè, Tatarusano con Sportiello, siamo ancora dietro. Cioè, siamo meno forti rispetto a prima. Siamo meno forti rispetto a prima, considerando anche che c'è un'incertezza dal punto di vista fisico, sia per Pulisic sia per Loftus-Cheek, e che dovranno inserirsi, dovranno imparare qualcosa di nuovo. Quindi non è detto che poi si inseriscano nel modo giusto. Di conseguenza, il nostro mercato deve ancora iniziare. Che sia chiaro. Buongiorno. Ufficio turistico. Lo stacco? Faccio vedere a Chicco al Mare come si fa, che si stacca il video e poi si può riattivare. Ma no, non lo faccio nemmeno io. Lasciamo che parla, ma ho finito. Detto questo, ciao Serena. Detto questo, ragazzi, ho sentito Tomori dire il mister. Cioè, ho letto. Però sembrano parole sue. Il Milan, cioè il mister, ci sta chiedendo di fare qualcosa di diverso. Quindi già stanno provando qualcosa di diverso. Perché non si parla di questo? Cioè, vorrei capire cosa gli sta chiedendo di diverso il mister. Qualcuno lo saprà, tanto da noi si sa sempre tutto. Quindi questo qualcosa di diverso cos'è? Il 4-3-3? È solo questo il qualcosa di diverso? O si sta inventando qualcosa, Pioli? Sono curioso, infatti non vedo l'ora di vedere. Quando è che gioca il Milan? Manco mi ricordo più quando gioca. Quando va a giocare sti giorni qua? Forse il 20 giochiamo, non mi ricordo. Adesso andrò a controllare perché non mi ricordo.
Comunque oggi arriva Renders, fa le visite, sono curioso di vederlo in campo, dicono che sarà lui il metronomo, vediamo, sicuramente uno che gioca a testa alta, è uno coi piedi, quindi è uno che ha voluto il Milan. Vediamo, ci tenevo solo a dire che ancora non abbiamo fatto nulla, sicuramente al momento devo essere sincero perché va bene, poi te lo rifaccio il video, lo rifaccio? Mi avrei voluto far vedere Serena, la dottoressa che lavora qua, fidanzata con un bomber argentino che gioca a C1 Lega Pro. Comunque, tolti questi dettagli che vi interessano ben poco, stavo dicendo, devo ammettere, grazie anche a te, devo ammettere, niente, non si può fare video, lo devo rifare, non si può fare. Sì? Interessa balneare l'etato e i cani in spiaggia, perché? Ma neanche la spiaggia libera? Quindi i cani non vedenti possono entrare, discriminazione territoriale. Hanno l'area dedicata praticamente in culo al mondo. E gli interisti possono entrare in spiaggia? No, non ho sentito cosa ha detto. Gli interisti possono entrare in spiaggia. Va bene ragazzi, dai, vediamo se riusciamo a finire sto video. Oggi ve lo lascio così perché è un po' divertente così. Se non parlo di nuovo. Stavo dicendo, devo ammettere che noi non stiamo facendo benissimo a livello di mercato e va bene, però nemmeno le altre. Cioè, a parte la Roma, che mi sembra l'unica con le idee chiare, con quel poco sta facendo il possibile, l'Inter mi aspettavo di più. Cioè, questa perdita di Lukaku sarà pesante e anche con Morata, eccetera, non andranno a coprire. Perché Morata non fa i gol che fa Lukaku. Un attaccante da 30 gol come Lukaku non lo trovi a 30 milioni di euro. Quindi questa perdita di Lukaku sarà pesante per l'Inter e in più gli mancherà Brozovic, devono pregare che Çalhanoğlu stia sempre bene, eccetera. La Juve sta ricostruendo per il futuro, quindi vediamo, però solo il campionato, se davvero prendono Lukaku, la Juve sarà pericolosa. Il Napoli praticamente non ha fatto nulla, non ha ancora sostituito neanche Kim, da quello che ho capito, non ha aggiunto niente, cioè sono campioni, anche lì sono campioni d'Italia, non hanno aggiunto niente. Mi dicono tutti, bisogna andare in Champions, bisogna far qua, bisogna far là, sono campioni d'Italia, non hanno aggiunto un campione, cioè può essere che non... In più gli hanno venduto il centrale difensivo e forse vendono anche Zielinski. Boh, forse c'ha ragione Chicco al mare quando dice il calcio italiano di qua di là. Fatto sta che per ora non siamo competitivi per lo scudetto, quindi quando saremo competitivi per lo scudetto allora forse parleremo in maniera diversa, per adesso siamo lontani. Iscrivetevi al canale, scusate il casino di oggi nel pomeriggio, ve lo faccio dalla macchina un po' più tranquillo, va bene? Ciao ragazzi, fate i bravi, ciao.